Lo vedete quello dietro di me, ragazzi? Si chiama benessere. Ah, sì, che bello! Non vedevo l'ora di venire a Madeira al caldo! Mamma mia! Benvenuti a Madeira. Porca puttana, se ci stiamo lavando! Non per dire, ma era meglio andare a lavorare, eh! Che cazzo di paesaggio, raga! Oh, guarda la guida come ci sta seguendo. Sono anni che non mi divertivo così. Dopo birrotta, eh. Ma di tutto ciò, raga, che veramente c'è. Giacchino del tutto si è sporcato. Siamo arrivati in stanza. Il problema è che siamo adesso ti faccio vedere il bello. Veramente tu ti giri di qui, ti giri di qui, ti giri di qui. E lì stanno mangiando. Adesso ci stiamo cambiando. Però almeno la vista è bella. Anche la loro. No. Tato. Tato, Tato. Ma che cazzo? Ah, ok. Madonna, che schifo! È l'unico modo che abbiamo per... Adesso scrofinatici la faccia con quella che almeno ti pulisci. Sì, ragazzi, avete visto che schifo di primo giorno? Purtroppo siamo arrivati a Madeira e ieri ci siamo beccati subito il giorno che non volevamo. Siamo venuti perché quale posto migliore per scappare dal freddo di Milano, ragazzi? Abbiamo il nostro Mauro, Ivo e il signor Grigione che non c'è. Ieri è stato il primo giorno... non di vacanza nella pioggia. Adesso dobbiamo scappare perché la navetta di Fred Madeira è già in centro che ci aspetta. Lavate da ieri, devo dire. Avevamo praticamente tutti i cambi, catene secche, arrugginite complete. I vestiti, come si possono vedere, sono perfetti. E la guida oggi però ci ha detto che adesso c'è il sole. Mi fa: non vi possiamo promettere il sole. Vuoi ricapitolare per favore come scelgono la location ogni giorno? Allora, loro la mattina si alzano, guardano la montagna, così, no? Secca. E dicono: là c'è il sole, allora andiamo a destra dove c'è le nuvole. Il giorno dopo si alzano, guardano fuori dal rente e dicono: oh, là a destra c'è il sole, allora andiamo a sinistra dove ci sono le nuvole. Esatto. Hai capito? Su due giorni è stata così. Esatto. Vediamo domani che andremo in centro, se ci saranno le nuvole anche in centro. Some of the guys, some of the switchbacks here, they have Madeira ice, okay? So don't get too excited. Alfa lo il Maro. Occhio che è scivoloso, ha detto. Ecco. Oh, Dio. Aspetta, Toto, aspetta. Aspetta che ti tiro fuori. Sì, aspetta che trovo un punto per mettere giù il piede. Ok. Passala fuori. Vai. Hai presente il coso? Ah! Oh, ma è ok. Nel video ho detto: occhio perché ha detto che scivola. In teoria l'esperienza di Madeira, dicono che poi oltre a farti girare nei trail ti portano anche a mangiare nei posti tipici. Tipo il palinaro. Allora, tanto per iniziare, la bevanda tipica di Madeira, ragazzi: risa, maracuja, e la fanno direttamente proprio qua a Madeira. Carne, uovo, salata, pomodoro. E poi abbiamo preso questo da shareare, da dividere. Il fungo, fammi sentire il fungo.
Sanno di Ethernet. E-bike. Io non so l'inglese, no? Però lo inventano. Ma mentre mangio mi chiedono di parlare, non ce la faccio. Cioè, dai. E appunto lì c'è l'inglese calabro. Anglo calabro. Baila che baila la luna. Baila che baila mia moglie. E dopo una bella girata ci vuole un birro. Tra l'altro, le scarpe che ho su adesso, le Nike, raga, ce le ho su tipo da Rotorua dell'anno scorso, quindi quasi un annetto. Filma un attimo il sotto della suola. Cioè, ho capito perché gli entrava un po' d'acqua dentro nelle scarpe. È il momento di comprare un paio nuovo. A parte le scarpe che devo cambiare, ragazzi, facciamo un conto generale di quello che abbiamo speso qua a Madeira. Volo l'abbiamo comprato un mesetto circa prima di partire, sui 270 euro, escluso il bagaglio bici. Il bagaglio bici su TAP Air l'abbiamo pagato 120 euro, andata e ritorno. La navetta che ci ha trasportato dall'aeroporto all'hotel abbiamo pagato circa 32 euro a testa. Gli hotel o gli appartamenti, ragazzi, qui a Madeira sono veramente economici. In questo hotel 4 stelle con tutti i servizi, colazione inclusa, da piscina interna, piscina esterna, 6 giorni complessivi da quando siamo arrivati a quando partiamo, 215 euro, e fino a qui comunque è relativamente economico. La cosa che costicchia un po' di più, a dire la verità, è forse lo shuttle service proprio di Freeride Madeira. Infatti noi abbiamo prenotato 4 giorni e il prezzo è uguale sia che prenotato un giorno o più giorni, 85 euro al giorno a persona, chiaramente c'è compresa la guida che vi porta in giro. Quindi noi in totale abbiamo speso per 4 giorni in riding 340 euro a testa. Tenete ben presente che di solito qui a Madeira girate più o meno dalle 9 di mattina e al ritrovo vi riportano indietro alle 4, quindi non tardissimo. Abbastanza costoso, devo dire. Parlando invece dei costi che abbiamo nella nostra quotidianità, pranzo 15 euro, a cena 20. Noi abbiamo provato a esagerare veramente, a mangiare l'altra sera una carnazza della Madonna e abbiamo speso comunque 45 euro a testa, ragazzi. Quindi comunque l'isola è abbastanza economica. Ora andiamo a spendere altri soldi, un bel paio di Nike voglio. Arriva pa bajo pa il centro, adivina che sdo che. Ma è queste qua. Allora, sono come quelle verdi che avevo uguali. Tu come le vedi, grigio? Purtroppo ho dovuto cambiare i miei piani perché non c'avevo neanche un numero e sono stato costretto a comprare, ragazzi. Veramente, no, finalmente fai un acquisto di. Voglio le Nike, no, alle vasi. Vabbè. Però il problema, raga, è che se no non avevo le scarpe per tornare a casa. Questo è un piccolo diss per tutti i brand che fanno le scarpe da mountain bike. Io era da il primo maggio che avevo quelle Nike lì. Ok, mignoli, siamo in Messico qua. Messico, Urban Downhill. R.I.P. Berry, Murukuku Kogi Suge Passing Era Piri. Way real, Charma Do Chanel. 상관없는 자에게는 묻지 마세요. 손 깨끗이 씻고 and I live to tell the tale. 무시 바뀌고. No, io sono già venuto qui, ragazzi, 2 anni fa. Esattamente qui inizia tipo una pedalata di 50 minuti e arriva praticamente, raga, al punto più nazi, girare con la strapiombo famosissimo qui di Madeira, che non è tecnicamente difficile ma ti fa cagare veramente addosso. Ah, come va, Mauro? Sei pronto a mettere un tot di bip? Cazzo di sport di m***a questo di. Piccola pausa, raga. Strada destra va in discesa, strada sinistra va su. Chiaramente noi dove che andiamo? Su. Però Mauro non glielo diciamo. Sinistra o destra? No, no, per fortuna adesso andiamo giù. Ok, we can go. Weekend go. Allora, ma che cazzo dici? Non si va giù, coglione. Pezzo di merda. Dobbiamo avvalerti. No, ma lui mi ha detto che andava. Ci giuro, no, no, Mauro. Picchialo. Deve scaricare. Aia, che palle. Oh, guardaci qua. È lì il trail. Siamo tornati, ragazzi, dopo 2 anni. Il famoso cagamento addosso. No, sono proprio curioso di vedere com'è la mia reazione a rivedere quel passaggio là sopra. Però esposizione ce ne abbiamo qua. Ti mette l'ansia. Vale. Figo comunque. Poi io ti dico una cosa, dal video non sembra così. Sembra più flat. Sembra più flat, vero? Sì, è più in piedi qua in discesa, no? Cioè, in realtà, vedi, la cosa l'ho abbastarrata è soltanto quella roccia interna lì, no. Il primo pezzo di roccia. Vuoi farlo, grigio, o no? Sì. Facciamo? Sì, io farei un premio. Ma io non, sincero, te la passo. E boh, adesso ti dico, la seconda volta che lo sto riguardando mi fa. Cioè, l'altra volta io qui non ci stavo in piedi, eh. O mi sono abituato un po' di più alle altezze. Sì.
bella. Let's go. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Slipperi anche oggi. Oh raga, vi dirò, questa volta l'ho fatto veramente molto più rilassato. Però la guida mi ha spiegato che questo incendio è recentissimo. Tutta sta roba bruciata è di circa 2 mesetti fa. E tra l'altro quello che ha appiccato l'incendio è il vicino di casa della guida, che è uno psicopatico, ha detto. L'hanno arrestato. Si è beccato tipo 25 anni di carcere. Qua avanti c'è la linea che c'è in Death Grip 2. Forse è l'unica linea di salti veri che faremo in questa vacanza. L'abbiamo vista adesso a piedi, è veramente fighissima. Voi non avete in teoria, visto in teoria non so se si potrebbe filmare sta roba. Boh. Maurello e grigio, vediamo. What we need passion, living by the code, cause you know the streets watching. I've been with a freak, love it when you speak Spanish. Money that my language, DJ turn it up, it's the new classic. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Sì, sono figli, eh. Oh, oh, che male. Ah, ah. Stack di merda. Che mina. Ah, sei duro l'albero. Oh, bello, una bella festa. E il wagyu di ieri sera. No. Aia, aia. Sangue. Però non era il lato destro. Cosa buona e giusta. Ortopedico a prova. Allora, resoconto della vacanza. Mauro incazzato nero. Qui ragazzi si viene per girare in enduro. Loro lo chiamano Freeride Madeira. C'ha qualcosa di freeride? No. Il nome è severo ma giusto. Cioè non è che si fa free ride, si gira in enduro. Una bella esperienza, un bel viaggio invernale da fare, perché comunque il clima è fighissimo. Ci sono 20 gradi se non beccate la merda di tempo come l'abbiamo beccata noi. 70 trail, ce ne sono 3 in completa discesa, senza non dover bisogno andare una pedalata o quelle cose a cambiare. Signor Grigio, cosa dice? Bellissimo. No. Pieno di frutti buonissimi qua. Abbiamo recuperato dei frutti dal supermercato. Hanno sempre dei sapori sospetti alla fine. Ma che schifo. Ma perché mangia sta roba? No. No, veramente vi consiglio il posto, ragazzi, se volete farvi un viaggio all'estero così d'inverno. Ma non pensate di venire qua e non pedalare, ragazzi. Se venite a Madeira si fa enduro e si pedala. È quello che mi hai detto. Oh, we about to change the game. We out here taking names. Let our voices.